E qui con noi Chef Rubio. Allora, quando mi hanno detto di dover fare l'intervista a Chef Rubio, la prima parola che ho pensato è impegno, che è una parola un po' importante, soprattutto perché adesso come primo impegno, come ultimo impegno, abbiamo quello di Origami Italiani. Che cos'è Origami Italiani? Origami Italiani è un modo di pensare la pasta futuro, ma con un occhio al passato, perché vorremmo io e Filippo riproporre molto più spesso sulle tavole degli italiani e non la pasta fresca. E quindi con questo packaging, con uno studio dietro, abbiamo pensato di poter valorizzare non solo l'estetica della confezione, ma anche il trasporto e soprattutto un aiuto ai pastifici per sviluppare un circolo più veloce della pasta fresca, che adesso è solo relegata magari o alla domenica o a poche occasioni. Mentre così, con questo packaging, la gente può entrare, stare 5 minuti in un pastificio, avere la sua confezione e essere sicuro di portarla sana e salva a casa senza nessun incidente di percorso. Ottimo. Sempre a proposito di impegni, si parla anche di impegno solidale per Chef Rubio, perché in questi giorni è partita la campagna di Amnesty International. Come è partita questa collaborazione? Senti molto il legame con Amnesty International? Beh, ci siamo conosciuti per altre vie e ci siamo piaciuti, purtroppo sempre per fatti spiacevoli che spesso vengono dimenticati dai media italiani e preferiscono il gossip alle cose serie, e quindi sì, è un legame solido e insomma sono orgoglioso di poter essere il volto Amnesty di quest'anno e di poter dar voce a persone che non ce l'hanno. Ottimo. Parlando sempre di impegni, il tuo prossimo impegno televisivo questa volta sarà invece un nuovo programma su D-Max, che però non è proprio a tema food. Spiegacelo un po' meglio. Il food non è abbandonato, c'è cioè in qualche puntata, ma il fulcro nevralgico dell'attenzione del sottoscritto e della mia troupe è stato rivolto ai lavoratori instancabili che fanno dei lavori duri, spesso pericolosi o anche disgustosi, perché ci sono delle cose sporche che noi non vediamo perché loro le hanno già pulite. Quindi ecco, volevo mostrare anche il lato dell'invisibile, delle persone che comunque lavorano ad orari diversi dal normale. Ok, e un'ultima domanda, questa forse è un po' più fuori va un po' più fuori dal seminato, ma riguarda sempre la TV. Ad un collega, quello di TV Zoom, hai detto che non faresti mai il giudice per un talent show culinario. Sì. A me però un po' la mente funziona ancora un pochettino e ricordo che su D-Max hai fatto il conduttore e anche un po' il giudice dei Re della Griglia. Sì. Ora, tralasciando un po', diciamo, quello che è successo in passato. Ma quelli erano doveri di canale, dovevo farlo, Ok, erano doveri di canale, va bene, però. Ok, non una mia volontà. lasciando da parte questi doveri di rete, riflettendoci un po' e appunto a mente più libera, riaccetteresti il ruolo di conduttore barra giudice nei Re della Griglia? Ma sì, perché sarebbe comunque stato sotto il contratto e quindi sono parte di un'azienda e devo per forza di cose anche fare delle cose che non mi tornano al 100%. E comunque è stato un motivo di crescita perché ho conosciuto altri professionisti e ho cercato di smussare quella parte un po' che disprezzo dei talent show con quello che è il mio credo, ovviamente. Se si dovesse riproporre in futuro la situazione e non dovesse essere vincolato a nessun contratto, la risposta sarebbe sicuramente e per sempre no.